Salve a tutti ragazzi, bentornati in un appuntamento qui su Inazuma Eleven Go Ombra. Nella scorsa puntata abbiamo ottenuto una vittoria fantastica contro una squadra altrettanto fantastica, ovvero la Kirkwood. Ma come è arrivata questa vittoria? Andate a vedere se vi siete persi lo scorso episodio per scoprirlo o riscoprirlo, perché io quella partita me la vedrei di nuovo tantissime altre volte. Ma noi nel frattempo dobbiamo andare avanti con l'obiettivo del giorno. Intanto è parlare con il signor Dragonfly, che abbiamo appunto scoperto quasi tutti, perché già molti di voi lo sapevano, essere appunto l'allenatore di Ryoma. È successo di tutto, Ryoma. Ogni volta che penso a quello che è successo lo scorso episodio, pazzesco. Ma prima di iniziare, ragazzi, voglio far vedere qualche disegno, qualche fan art di un mio fan, Andrea, che ringrazio e saluto. E mi raccomando, se voi avete delle fan art, se mi volete inviare delle fan art per metterle qui nei video, negli episodi di Inazuma Eleven, potete mandarmele in tutti quanti i social che trovate qua sotto in descrizione. Quindi vi invito a seguirmi su tutti quanti i social che trovate qua sotto e iscrivervi ovviamente al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando ragazzi, anche tanti pollicini in su per supportare questa serie. Direi di parlare con Dragonfly, che è il signore qua stilosissimo, con i capelli rosa e tutto vestito di bianco, perché non voglio farlo attendere. Questo posto mi riporta indietro nel tempo. Non è cambiato neanche un po'. È vero, lui lo conosce bene, però... Forse faremmo meglio a non dire che Victor l'ha distrutto. Esatto. Jude Sharp, geniale stratega, ora allenatore della Raymond. Già. Tempo sfuggit, Kevin. Il tempo vola. Il tempo vola, eh? Hai ragione, amico mio. Peccato che il mondo del calcio sia diventato marcio nel frattempo. Purtroppo sì, ma noi siamo qui. Esatto. E renderlo migliore. Stiamo dicendo la stessa cosa io e Jude. Esatto, incrociamo le dita. Non ho ancora giocato una sola partita. Una partita importante. Ma come? Wally, sei il perno della mia difesa. Il suo spirito guerriero e io me ne sto qui a non fare niente. Alla fine credo sia questione di doti naturali. Doti naturali? Ma per favore. Wally, mi sa che ragioni un pochettino troppo ad alta voce. Io una volta disse la stessa identica cosa, lo sai? Attenzione. La prima volta che lo incontrai in Italia era un pesce fuor d'acqua. Come attaccante non valeva niente. Era disperato. Un pesce fuor d'acqua. Lui è stata molto dura, ma non si è arreso. All'apparenza non sembrerebbe, ma quando si mette in testa qualcosa è irremovibile. No, come non sembrerebbe? Posso dirti con certezza che il suo spirito guerriero se l'è guadagnato col sudore e le lacrime, non con le sue doti naturali. Mamma mia, voglio lo spirito guerriero anche di Wonly. Per quale motivo decise di aiutare Ryoma? Beh, diciamo che quando ero alla Raymond mi trovai in una situazione simile. Aiutarsi l'un l'altro è tipico della Raymond, suppongo. È giusto, è giusto. Giusto. Ma ciò non spetta a me deciderlo. Il destino della squadra della Raymond è solo nelle vostre mani. Chi vi dice il contrario, mente. Mente. Sì, signore. Siamo tutti d'accordo, allora. Ora devo andare. Prenditi cura di questi ragazzi, Jude. Dai, torna in Italia. E il signor Dragonfly con tutto il suo stile. È come se ci fosse un muro che non riesco a oltrepassare per quanto io ci provi. Beh, questo lo vedremo. Attenzione, voglio lo spirito guerriero anche di Wally. Sarà tipo una cosa enorme nel caso in cui ci dovesse essere. Ragazzi, fin qui abbiamo costruito una bella squadra, ma c'è una cosa che devo dirvi. Ultimamente ho pensato a cosa succederà il prossimo anno, quando molti di noi più grandi se ne saranno andati. Ci mancherete. Sì, anche a me mancherà far parte di questa squadra. Mi sono proprio divertito insieme a voi. Ma è ancora un po' troppo presto per gli addii, non trovi? Forse volevi dirci qualcos'altro. Hai ragione, ma mi chiedo chi prenderà il mio posto come portiere. In effetti in questo momento ho un portiere di riserva, ma non è tutto questo granché. Ah, capisco. In realtà ci sarebbe qualcuno che vorrei suggerire, se a lui va bene, ovviamente. Che c'è? Oh, niente, forza, andiamo ad allenarci. È un'offerta che non posso rifiutare. È un'offerta che non potrei rifiutare. Stava guardando me? Attenzione! Il tiro fantasma? Beh, nemmeno uno. Dicono sia imparabile, ma troveremo una soluzione. Ho anche scoperto chi fu a salvarmi da piccolo e non ci posso ancora credere. Scopri cosa succede in Verità e Illusioni. Non ci posso credere, ragazzi. Un nuovo capitolo che sembra dalla preview interessantissimo. Andiamo subito a scoprirlo insieme. Sin da queste ultime parole di questo capitolo, ovvero JP che potrebbe prendere il posto di Sam in porta, questo nuovo tiro fantasma e addirittura scopriamo chi è che ci ha salvato la vita. Attenzione! Attenzione, sembra molto interessante questo capitolo. Buongiorno, caro. Come va la squadra? Ancora vivi e vegeti? Ma guarda, mi sa di sì, ancora... Sì, tra
l'altro oggi andiamo a vedere la partita di altre due squadre del torneo. Interessante. Sembri davvero in palla, capita la battuta? Non guardarla solo per divertirti però, cerca di imparare qualcosa. Banyan, vai da G. Banyan. Va bene. No, veramente, che brutta battuta. Ok, la vecchietta che però c'è, tu sei ancora viva. È quello Arion Sherwind. E tu? Un'altra pretendente ad Arion Sherwind. Arion Sherwind fa proprio la strage. Capitolo 10. Verità e illusioni. Capitolo 10, ragazzi. Cifra tonda, quindi succederà qualcosa di... Sua Altezza, i risultati degli ultimi sondaggi elettorali sono pronti. Attenzione, con un'altra vittoria. È considerato come una reale minaccia. Di questo passo molto presto ci supererà. Ci supererà, quindi ancora non ha superato. Questa è tutt'altro che una buona notizia, dico bene? Chi è? Vuoi permettere a Ilman di soffiarci il trono? Allora, intanto a prima vista mi sembrava Dragonfly perché è tutto bianco e capelli rosa, però ha i capelli un po' più lunghi. Però perché ci dice soffiarci? Perché dice soffiarci? Lui che non c'entra? Non c'è ragione di preoccuparsi. Posso assicurarti che nessuno prenderà il mio posto. Stiamo andando verso un mondo in cui il calcio garantirà un equilibrio perfetto. Nulla ci impedirà di raggiungere il nostro obiettivo. Ma... Bene. Allora prendi i provvedimenti che ritieni più opportuni. In effetti lui sembra troppo tranquillo in un momento del genere. Ha qualche altro piano prego, in testa? Da questa parte. Prego, da questa parte. Ma chi è lui? Chi sarà mai? Chi sarà mai? Il vediamo se ora ne parla. Il destino del calcio è alle porte. È mio dovere salvarlo. È alle... Allora, vorrei sapere quante partite ci mancano alla fine di questo torneo. Vediamo. Dovevamo incontrarci tutti fuori dalla stazione del treno roulette. Eccoci qua, infatti. Ah, eccole là. Sono già arrivati. Guardate che strage di donne che fa Arion, compresa quella prima con i capelli rosa. Verità e illusioni, parte 1. Oggi assisteremo all'ultimo incontro del terzo turno. Tutti a bordo del treno roulette. L'ultimo incontro del terzo turno. Ok. Incontrare gli altri al treno. Quindi dovremmo salire. No, dobbiamo andare qua. Va bene. Eccoci. Allora, sembra che l'ultima partita del terzo turno si giocherà allo stadio Iceberg. Di nuovo? Affronteremo la squadra che vincerà questa partita. Quindi dobbiamo studiare entrambe le formazioni con attenzione. Ok. E a differenza di molti altri incontri, questo non è combinato. Nessuna direttiva. Almeno così ho sentito. E beh, quelli tra di loro non li combinano. Gli unici che combinano sono contro di noi. Il quinto settore ha fatto magie per l'Istituto Miraggio. Quindi sarà meglio tenerli d'occhio. In ogni caso sarà entusiasmante. Chissà chi vince. Questa voglio proprio scoprirla perché non c'è proprio modo di saperlo prima. Wonli è in un periodo un po' di crisi. Ok, qua c'è qualche tifoso, qualche ultra. Fermo. Dobbiamo un attimo seguire la situazione non solo delle altre squadre, ma anche all'interno della nostra squadra con Wonli, che infatti ovviamente rimane per ultimo ancora un po'. È un po' preso a male. Quel piccolo Wonli. Cosa c'è, Wonli? Su, che perdiamo il treno. No, tutto ok, voi andate pure senza di me. Cosa? Che ti prende, signor Frigna continua. Non ho intenzione di perdere i posti migliori per via dei tuoi lamenti. Si va, ora. Lo sta trascinando. Proprio di forza. Grande Ryoma, Ryoma è un grandissimo personaggio. Mancano pochi minuti alla fine. Si può dire che l'Istituto di Miraggio abbia decisamente dominato l'incontro. Ma come, è già finito? Un minimo volevo... Ora la vedi? Ora non più. Ma è Houdini! È che fa scomparire le cose! Non ci credo. Non ci credo. Incredibile! Nonostante lo schiacciante vantaggio, il capitano si prepara a effettuare un'altra conclusione. Wow. Ma era... Cos'è? Oh mio Dio! Oh mio Dio! È finita. Triplice fischio dell'arbitro. Si tratta del celebre tiro fantasma di Houdini. Nessuna chance per il portiere. È il fischio finale. Ok, vittoria dell'Istituto Miraggio, sia sul piano del gioco che del risultato, però noi non abbiamo visto niente. Sono perplesso. Beh, peccato non aver potuto vedere niente. Quell'Udini mi sa che conosce solo un trucco. Ha segnato tutti i gol con quel suo tiro spettrale o come si chiama. I tizi del Miraggio sono delle vecchie volpi, eh. Cioè, tutte quelle mossette, quei trucchetti mi fanno girare la testa.
Siamo venuti per imparare qualcosa, ma ci ritroviamo con l'idea ancora più confusa di prima. Eh sì, più confusi che persuasi. Andiamocene. Dobbiamo però studiare qualcosa, non so, e non ho visto Jude, che poteva essere interessante per lui osservare l'altra squadra. La palla teletrasportata da un punto all'altro, come si fa a bloccare un tiro del genere, eh, Wonly? Wonly? Ok, ti chiedo scusa, ti chiami per caso Wonly? Ecco, siccome lui ha appena sentito il nome della squadra, si è visto un attimo un flashback di quando era piccolo, però non ho fatto troppa attenzione agli altri due giocatori, chiamiamoli così, e potrebbe essere qualcuno della squadra. Fight o Fate. Sei proprio tu. Come stai? Non ci vediamo dalle elementari. Eccola. Oh oh oh, che abbiamo qui, una vecchia fiamma. Vai così, Wonly. Sei venuto a vedere giocare Houdini? Sono sicuro che sarebbe felice di vederti. Esatto. E quindi è un trio, loro tre, loro due più Houdini. Io mi sa che mi stai confondendo con qualcun altro. Guarda, sei inconfondibile, Wonly. È inutile che ci provi, ma sei proprio inconfondibile. Mi dispiace. Lei ci rinuncia, ma... che deve fare d'altronde? Che stupido, nessuno può dimenticare una faccia come la sua. Ma perché è corso via? E chi lo sa? Comunque meglio tornare a scuola e pensare a come battere l'istituto Miraggio. Esercitati al campo di allenamento. In effetti, a parte il fatto che è impossibile dimenticarsi di Wonly, questo sì, dobbiamo stare molto molto attenti. Aspettate, come faccio? Mappa regionale di qua. Dobbiamo stare molto attenti a creare una qualche strategia per rispondere a questi tiri un po' particolari, mettiamola così. Ok, io nel frattempo, tra lo scorso episodio e questo, ho fatto un paio di partite amichevoli, e infatti il livello della squadra è leggermente salito, come vi avevo detto anche nello scorso episodio, però dobbiamo insieme studiare una strategia. Come avrete notato, per avanzare l'istituto Miraggio si affida a una serie di trucchi e finte. Grazie al loro agile gioco di gambe e al loro stile ipnotico si sono guadagnati il nomignolo di illusionisti. Anche il nome Miraggio comunque non è... Quindi basano tutta la loro tattica sui trucchi. Il loro giocatore più pericoloso è il capitano, Houdini. Il suo tiro fantasma è teoricamente imparabile. Dicono che la palla non si vede proprio, finché non è in rete. Bah, questi sono pensieri da perdenti. Abbassa la cresta, per tua informazione finora nessun portiere è riuscito a parare quel tiro. Nessuno. Accidenti. Houdini ha anche un soprannome, sapete? Lo chiamano l'attaccante che non ride. Questo perché non mostra mai le sue emozioni, quindi è impossibile capire quando sta per tirare. Possiamo presumere che non sia solo una messa in scena. Di sicuro una persona lucida che sa ragionare in ogni frangente. Ah, interessante. Wonly sicuramente ci può dare una mano, quindi devi aiutarci. Se vogliamo avere qualche possibilità contro quel tiro, dobbiamo sviluppare una difesa formidabile. Esatto, esatto. Dai, Wonly, sbloccati. Devi sbloccarti. Dark, ci sono. Subaru non era molto convinto. Ferma, Wonly. Di solito non si allargano le braccia in quel... Mi sa che il problema non è Dark che sta migliorando tantissimo di colpo, ma è Wonly che non ci sta con la testa. È un periodo no per lui. Ma come giochi? Mammoletta, sei più inutile di una carretta senza benzina. Ho capito che sei scocciato perché sei rimasto ai box la volta scorsa, ma ora non fare danno a tutta la squadra. Ehi, ci sto provando. Non ce la faccio a giocare come voi. Siete tutti fortissimi, non ho possibilità di essere titolare. Eh? Ma sei sempre stato titolare. Ma non importa, tanto non mi aspettavo comunque di giocare la prossima partita. Va bene, perfetto. Wonly, torna indietro. Segui Wonly. Dai. Seguiamo Wonly, sicuro. L'istituto Miraggio è una squadra fenomenale. Si fa fatica persino a seguirli con lo sguardo. Ad ogni modo, perché Wonly è così abbattuto? Scopri dove è andato Wonly. Ovviamente. Ok, noi proviamoci. Noi ci proviamo, anche perché seguendo la nostra carissima amica Freccetta Viola, probabilmente ci riusciamo. Però... non lo so, secondo me Wonly dovrebbe reagire in maniera diversa. E il fatto che Jude non stia facendo niente non mi piace tantissimo, non mi convince. Comunque, continuiamo noi a seguire questa freccia. Che ho fatto? Ho sbagliato strada? Non ho capito. Dove devo andare?
Salgo e mi dice di scendere. Scendo e mi dice di salire. Forse devo salire ancora. Ah, ok. Sì, devo salire ancora. Ok, ci siamo quasi, ci siamo quasi. Si è rifugiato. Non qui. Stai cercando Wonli? È schizzato qui davanti un paio di minuti fa. Sembrava sul punto di scoppiare a piangere. Ha borbottato qualcosa. Credo stesse andando al campo al fiume. Non per allenarsi, immagino. No, probabilmente no. Grazie mille. Arigato gozaimasu. Andiamo al campo al fiume. Subito, presto. E gli è successo. Non lo so, secondo me è la combinazione panchina più squadra che gli ricorda qualcosa. Subaru, se credi di saperlo, perché non sei intervenuto? In maniera diversa, magari. Per andare al fiume ci vado direttamente con la mappa, così risparmiamo un po' di tempo. Riverside. Ed eccolo lì in fondo, infatti. Cioè, oddio, c'è la bandierina. Vediamo se è veramente lui qui. Eccolo lì. Forse ho corso un po' troppo. Che senso ha insistere? Ho raggiunto il mio limite mentre gli altri continuano a migliorare. Meglio smettere ora. Ah dai, Wonli. Sherwin? Ma da dove sbuchi? Wonli, non parli sul serio quando dici che vuoi smettere di giocare, vero? Lasciatemi solo! E piantala. Pensi davvero che ti lasceremmo da solo vedendoti in questo stato? In effetti. Che poi... E va bene, vi spiegherò. Ok, finalmente. Non voglio mai più vedere Harold. Mai più. Chi è Harold? È Houdini? Ci siamo conosciuti alle elementari. Ai tempi ero davvero imbranato. Avevo la testa tra le nuvole ed ero il bersaglio preferito dei bulli della scuola. Immaginavo. Questo parco giochi non è abbastanza grande per contenere un elefante come te. Levati dai piedi. Addirittura. Ogni volta che qualcuno mi aggrediva, Harold appariva come per magia. Ehi, avete la merenda con voi? Perché sennò vi posso offrire un panino di schianassoni. Che ne dite? Sposto stato di Nario, eh? Via. Anzi, comunque, perché non lo vuole più vedere? Piantala di piagnucolare. Ascolta, se quei bulli tornano a scocciarti, tu vieni dritto da me. Darò loro una bella lezione. Ma anzi, sono amici. Quindi Houdini è buono. Lo era, finché un giorno non ha smesso. Che è successo? Ascolta, Wonli, non voglio che mi ronzi ancora intorno. Ne va della mia reputazione. Stammi lontano, hai capito? Ok, questo cambiamento di... Ma perché? Così d'improvviso era finita. Da quel momento cominciò a ignorarmi. Ora solo vederlo mi dà il volto a stomaco. Pensavo fossimo amici, ma bell'amico che si è rivelato. Ma al contrario, allora devi avere ancora più motivazioni. Dai, non correre. Non lo sapevo. Scommetto che è per questo che è corso via dall'allenamento oggi. Ma non è solo per questo, vero? Ha detto anche che non si sente al nostro livello. Deve essere un insieme di fattori. No, Sam, al tuo magari sì, e non si sente a livello degli altri con lo spirito guerriero. Anche tu, Subaru, non è che, cioè, voglio dire, parliamone, ci sono quelli forti e quelli un po' meno forti. Wonli, però, deve essere duro affrontare momenti del genere. Un po' sì, però comunque non era nemmeno male. Quindi dai, Wonli, forza. Il giorno seguente. Dov'è andato? Ah no, sono tutti. Pensavo fosse solo Victor. Non ho dormito bene stanotte, ero preoccupato per Wonli. Ehi, Victor, aspetta! Dove stanno andando? Sto andando a trovare... infatti, mi ricordavo di quell'edificio. Non ricordo. Pensavo non fosse un problema, di solito non ti interessa cosa facciamo. Quindi gli ho portato una rivista e dei biscotti di mia zia. Ehi, non così in fretta! Vai a trovare Vladimir, che è stato molto importante per le sorti della squadra. Indirettamente, anche se non ha mai giocato con noi, però comunque è stato molto importante, soprattutto per Victor. Vediamo se grazie a lui forse possiamo scuotere qualcosa, perché il problema in questo momento è Wonli. Ricordiamolo. Vic, hai portato degli amici? Vladimir si sta impegnando seriamente con la fisioterapia e posso confermare che ha già ottenuto ottimi risultati. Ben fatto. È dura starsene qui bloccati sapendo quello che Vic deve affrontare. Dai, su.
È l'ora della visita, perciò devo chiedervi di tornare da Vladimir più tardi. Grazie di tutto, dottore. Wow, sono contento di sentire che Vladimir sta guarendo. È strano perché lui aveva bisogno di un'operazione molto particolare, quindi... vediamo. Ehi, la signorina dell'altra volta. Che però questa volta non ci degna nemmeno di uno sguardo. Siamo stati noi proprio a guardarla. Ciao. Ciao. Scusate se vi disturbo, ragazzi. Siete forse della Raymond? Ok. Questa capigliatura mi ricorda qualcosa. Sicuramente. Tu sei Arion Sherwin. E tu? Tu sei La Pen. Ci conosce. Jean-Pierre La Pen, giusto? Ci conosce. Sì. Lo sapevo. Oh, fantastico. Ho visto tutte le vostre partite in TV fin dall'inizio del cammino imperiale. Siete i miei idoli. Addirittura. Veramente? Sì. Il tuo Pegaso alato è micidiale. E come avete giocato contro la Kirkwood? Avevo la pelle d'oca. Dai, non è stato... Devo ammettere che sono un po' invidioso di voi. Perché voi potete giocare a calcio. Io invece ho dovuto rinunciare. No. Oh no, sei ricoverato in ospedale. Già. Beh, solo per un po'. Sono qui per fare degli esami. A proposito, mi chiamo Sol Daystar. Posso chiedere... Sol Daystar. Com'è che avete iniziato a giocare? Avevate un idolo da piccoli? Sol Daystar. Come hai indovinato? Per me è stato a causa di un calciatore che 10 anni fa... Forse adesso scopriamo... Forse adesso scopriamo qualcosa. Veramente? Racconta un po'. Attenzione. Che succede? Sol! Sol! Oh, ma dove è andato? Guarda, nascondiglio perfetto. Non ti vedrà mai nessuno lì. Non lo sta vedendo veramente? Ai ai, meglio che torni dentro prima che l'infermiera mi rimproveri. Parleremo un'altra volta, ok? Ok. Vengo con te. Ok, vai alla stanza dove è ricoverato Sol. Andiamo nella stanza dove è ricoverato Sol. Ovviamente, perché non è che poteva parlarci qua. Non è che poteva dirci andiamo. No, doveva nascondersi. Doveva... Dove sei? Sol? Eccolo qua. Appena in tempo. Sol! Perché si nasconde? Non ti avevo detto di rimanertene a letto. Non devi fare sforzi. Ma come? Signora Evans, lei lavora qui. Proprio così. Non te l'avevo detto. No, c'era sfuggito. Uffa, ma stare a letto tutto il giorno non è divertente. Sì, beh, immagino. Sarebbe ancora meno divertente se finissi per farti male. Scusate ragazzi, ma non dovrebbe essere in piedi. Nemmeno in piedi? Ma che ha avuto? Che problema ha? Ti va, ma a volte bisogna fare anche cose che non ci piacciono. Ora fai il bravo e non ti muovere. E va bene. Fine, tutto qua. Mi aspettavo qualcos'altro. Devo andare a fare visita a un amico. Scusa Sol, devo scappare. Volevo parlare ancora un po' di calcio con te. Torna a trovarmi, ok? Non ho molti amici qui. Sapessi quanto mi annoio. Ma certo che tornerò. E sai cosa? Quando esci dall'ospedale dobbiamo giocare a calcio. Ti presenterò ai miei amici. Sarebbe magnifico, Arion. Ci vediamo allora. Ok, è stato bello conoscerti, Sol. Yeah, perfetto. Abbiamo fatto una nuova amicizia. Vediamo chi è l'amico a cui dobbiamo far visita. Ci siamo dimenticati totalmente di Wun-Li in realtà. Quindi... vediamo. Te ridi. Che c'è? Perché ridi? Oh, scusa. Stavo solo pensando che voi due siete proprio uguali. Appena parlate di calcio vi si illuminano gli occhi. Dici sul serio? Non me ne sono accorta. È per questo te la sghignazzi. È una brutta cosa. Comunque, vieni. Non facciamo aspettare Vladimir. Ah, era di nuovo andare da Vladimir, il suo amico. Vabbè, ok. Andiamo, andiamo da Vladimir. Sol, sono felice di aver incontrato qualcuno come te. L'hai lasciato nell'altra stanza però, stai parlando a vuoto. Vabbè. Più tardi, dopo la scuola. Pam, 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 pam. Allora, che ci facciamo tutti qui? Non lo so, Aito, è stata tua l'idea? Eh già, perché io adoro passare il mio tempo qui con tutti gli insegnanti.
Ovvio che non è una mia idea. Di chi è stata allora? Ah, della signorina Hills. Di Celia Hills. Ah, era solo la signorina Hills. Ce la possiamo andare. Come sarebbe a dire solo? Comunque, vi ho riunito qui per chiedere il vostro aiuto. Potreste andare di corsa al covo degli hacker? Con l'allenatore Travis stanno cercando di sviluppare una tecnica difensiva per bloccare il tiro fantasma. Ah, veramente, il tiro che nessuno è mai riuscito a parare. Con un po' di fortuna potremmo usare questa nuova tecnica nella prossima partita, allora. Lo spero proprio. Ok, tutti di corsa al covo degli hacker, in marcia. Ma perché non deve venire il portiere, Sam? Però viene JP, attenzione. Arrivederci, signorina. Dark, non ci provare con la signorina Hills, cioè non ha la tua età. Wally che si nasconde, level 10 su 10. Però non l'hanno visto. Però poi li segue. Ok. Ok. Vai al covo degli Spyglass Hacker. Ci serve una tecnica per bloccare il tiro fantasma e gli Spyglass Hacker potrebbero esserci d'aiuto. Presto al loro covo. Ragazzi, andremo nel covo degli Spyglass Hacker nella prossima puntata. Quindi mi raccomando, continuate a seguire questa serie supportandola con tanti pollicini in su, tanti commenti, hashtag DDG e fatemi sapere la vostra. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, social in descrizione. Ci vediamo alla prossima. Un saluto. Ciao ragazzi.